Salve a tutti ragazzi, innanzitutto buon anno nuovo, spero che sia iniziato nel migliore dei modi questo anno. Dunque, oggi parleremo di un film originale Netflix, esclusiva Netflix. Ne parleremo in maniera non approfondita. Sto parlando di Storia di un matrimonio, che è un film che vede come protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson. Dunque, dicevo che non ne parlerò in maniera molto approfondita perché preferisco non fare spoiler. Il film ci narra della fine di un matrimonio e di come l'ormai ex coppia decide di intraprendere la pratica del divorzio, affrontando così le tematiche della separazione, dalla divisione dei beni alla ricerca di un avvocato che li rappresenti e in particolar modo della custodia del figlio. Ecco, a me è sembrato che il figlio in questo film venga utilizzato come espediente da entrambi i genitori per avere più vantaggi possibili durante il processo. Il film per la tematica che tratta non è affatto pesante, difatti nonostante io lo definisca un dramma a tratti assume le sembianze di una commedia, grazie anche alla presenza di alcune figure come la madre, la sorella di lei o il suo avvocato, Laura Dern. Laura Dern che già ha portato a casa un Golden Globe questo anno per la sua interpretazione all'interno di questo film. Il lavoro compiuto dai protagonisti è davvero magistrale, in particolar modo se c'è una scena che mi ha colpito veramente tanto è quella dove Driver, che in questo film ha il ruolo di un regista teatrale, elenca tutti gli errori fatti in scena alla Johansson che interpreta un'attrice. Lei accetta le critiche e, da vera attrice, ma una volta che si gira per andare in camera da letto la vediamo scoppiare in lacrime e questa scena a me ha colpito tantissimo. Ed anche se è una storia o un qualcosa che non hai vissuto, riesci ad immedesimarti perfettamente e provi i rispettivi dolori, i dolori di lui, i dolori di lei, che man mano vedono sgretolarsi il mondo davanti agli occhi e cadere a pezzi. Se devo trovare una nota negativa all'interno di questo film è il montaggio. Sì, perché a me è sembrato un po' slegato, non so se per scelta di regia, ma in alcune scene è risultato slegato a causa di alcune transizioni tra una scena e l'altra che erano quasi basilari o molto lente. A parte questo, a me è risultato un piccolo gioiello, più originale di molte cose viste in sala questo anno. Dunque, è un film piacevole da guardare, in compagnia o da soli. Se siete da soli, non dimenticate lei. Se la recensione vi è piaciuta, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. A presto!